sono 61 voti contrari, sono parte degli amici del Partito Democratico, hanno dichiarato parte di minoranze che sono rimasti in aula a votare contro questa legge elettorale. Hanno fatto il lavoro dell'opposizione, ci mancherebbe. Non determina una spaccatura questa votazione? Né più né meno di quella che abbiamo visto la settimana scorsa con i voti di fiducia. Mi dispiace perché prima di prendere questa decisione sull'Italicum sono state fatte riunioni su riunioni, si è discusso anche alzando i toni della voce spesso. Proprio alla fine, come in ogni comunità, si decide democraticamente votando e generalmente chi è in minoranza rispetta poi le decisioni prese dalla maggioranza. Come sempre, una maggioranza, una minoranza, un'opposizione, ognuno farà la sua parte. Un partito del 40% non può mica essere un partito a pensiero unico, ci mancherebbe ancora. Non si rischiano scissioni a questo punto? Per quello che mi riguarda non si rischiano scissioni, poi se qualcuno vorrà farla, ma non mi pare che neanche chi ha votato contro pensi alla scissione, mi pare che stia nella dialettica democratica. Io penso che l'aula mezza vuota di oggi è questo voto significativo di tanti deputati che hanno scelto di dire no a questa legge elettorale, segnalino non un punto di forza ma un punto di debolezza. Le riforme si fanno in un campo largo coinvolgendo tanti, non in un campo stretto come purtroppo è avvenuto oggi. Questa legge elettorale è la legge elettorale che il Partito Democratico ha deciso di votare nei suoi organismi dirigenti eletti democraticamente dal popolo del Partito Democratico, non nominati da qualcuno, scelti con le primarie. Ed è figlia di uno sforzo di ascolto tra le diverse anime del Partito Democratico. La legge elettorale è stata riscritta in questi mesi di discussione. Chi come me aveva fatto tantissime critiche al primo testo della legge elettorale ha trovato riscontro nel testo finale di molte di quelle critiche che sono state accolte e sono diventate legge.